con cui è stato più difficile fare coming out sono stata io. Quando ho iniziato a rendermi conto che potevo essere gay, ho anche iniziato a farmi molte domande, domande terrificanti. Riuscirò mai a trovare l'amore? Riuscirò mai a formare una famiglia? Se esiste un Dio, questo Dio mi odia? Se esiste un paradiso, riuscirò mai ad andare in paradiso? Queste erano tutte domande molto terrificanti per una ragazzina di 14 anni. Poi, durante il percorso, ho iniziato ad avere fiducia in me stessa, ad avere autostima. Ho capito che sì, sono gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay too. I'm gay. E sono anche arrivata alla conclusione che se esiste un paradiso, ma lassù non posso essere me stessa, allora forse io non voglio il paradiso. The truth runs wild. Hello there! Volevo aggiungere alla fine del video la spiegazione, cioè perché ho voluto fare questo video. Magari alcune di voi non se lo aspettavano, però in realtà era da tantissimo tempo che io volevo pubblicare un video del genere. Non lo avevo ancora fatto perché non avevo ancora avuto la completa ispirazione, che alla fine è arrivata, perché a ispirarmi per questo video è stato Troye Sivan, che è uno dei miei artisti preferiti e uno dei miei youtuber preferiti. La canzone di Troye Sivan che mi ha ispirata per questo video è Heaven, perché lui, prima che uscisse il suo album, ha fatto un video per presentare questa canzone in cui lui fa un discorso che riguarda l'omosessualità, ma più in particolare come ci si rende conto di essere gay quando si è ancora piccoli. E quindi questo discorso veramente mi ha toccata, mi ha emozionata tantissimo e volevo assolutamente condividerlo con tutti voi. Quindi ho deciso di prendere il suo discorso e di tradurlo in italiano per metterlo in questo video. Infatti ciò che sentite dirmi con la mia voce è ciò che ha detto Troye Sivan nel suo video originale in inglese e io poi l'ho tradotto. Qui sotto nella descrizione ovviamente vi lascio il video originale dove Troye Sivan fa questo suo discorso in inglese e poi ho pensato fosse indispensabile mettere come sottofondo la canzone Heaven, che appunto è la canzone che ha ispirato tutto ciò. Invece le immagini che avete visto provengono da vari video musicali diversi di artisti diversi che a me sono piaciuti tantissimo e quindi ho voluto condividere con voi. Infatti a me piace sempre vedere video musicali in cui gli artisti scelgono di mostrare anche coppie gay e non solo coppie formate da ragazzo e ragazza, perché mi sento rappresentata. Ovviamente per me è sempre bello vedere video del genere e quindi li ho voluti condividere con voi. E se volete vederli completi, perché ovviamente io nel mio video ho messo solo degli spezzoni, qui sotto nella descrizione vi lascio il link anche a tutti i video musicali che ho utilizzato per il mio video, e ci sono sia i video di Troye Sivan che video di altri artisti. Un'ultima cosa a cui tenevo tantissimo e che ho voluto aggiungere in questo video sono stati i video coming out di alcuni youtuber che io già seguivo e amavo e che un giorno hanno deciso appunto di pubblicare un video dove annunciavano, dicevano ai loro iscritti che sono gay. E per me questo genere di video è veramente importantissimo perché aiuta le altre persone che lo guardano a riconoscersi, a trovare forza, a trovare un punto di riferimento, soprattutto se si è ancora piccoli. E quindi è per questo che avete visto nel video anche dei piccoli spezzoni di video di altri youtuber. Ovviamente anche i link dei canali di questi youtuber li trovate qui sotto nella descrizione. Io ve li consiglio tutti tantissimo perché io veramente li seguo da un sacco di tempo e mi piacciono un sacco. Spero che questo video, anche se diverso dal solito, vi sia piaciuto, anzi sono curiosissima di sapere che cosa ne pensate, quindi ditemelo qui sotto nei commenti e mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!